Ciao a tutti, oggi voglio recensire ben tre libri di un autore che scrive libri per ragazzi che è Lorenzo Iero. Allora, due fanno parte di una trilogia, ma il terzo deve ancora uscire, e uno è un autoconclusivo. Parto con il primo della trilogia, che è Sir Blake nel Regno degli Sci, dove troviamo Blake, un bambino che per via di una malattia gli viene amputato un braccio e spesso viene bullizzato per questa cosa, ma un giorno incontra una strana creatura che poi si rivela essere un folletto dal nome Malambruno, dove lo porta nel suo mondo, appunto gli sci, in qualità di osservatore, dove deve disegnare per testimoniare il loro mondo. E appena arrivati nell'attraversare il lago, Blake prende e cade nell'acqua. Quasi subito viene rapito dal re dell'oltretomba, ma grazie a un dono che lui non sapeva, riesce a ritornare in superficie grazie agli animali, perché lui riesce a comunicare tramite il pensiero con loro. Ma una volta arrivato in superficie, durante il percorso per arrivare alla regina Mab, incontra un elfo dove le chiede se lo può accompagnare appunto dalla regina Mab, ma l'elfo le dice che prima deve concludere una missione. Infatti lo porta con lui. E alla fine, una volta conclusa la sua missione, lo accompagna dalla regina Mab, ma loro non sanno ancora che c'è il ritorno delle fate maligne. Questo libro è ambientato in Irlanda. Nel secondo, che è Sir Blake e la maledizione dell'Orfo Oscuro, le strade si dividono tra Blake, l'elfo e la fata, perché tutte e tre devono andare a chiedere aiuto a determinate persone. Blake, insieme alla regina Mab, partono e vanno a cercare la fata Morgana per chiedere loro aiuto. A lei aiuto per sconfiggere le fate maligne. Invece, l'elfo insieme alla fata vanno dalle fate buone e per chiedere appunto di sconfiggere le fate maligne, ma durante il percorso incontrano delle creature malvagie dove trasformano da buono a cattivo l'elfo e dove dicono che per colpa di Blake il padre dell'elfo è morto, quando non è vero. Non vedo l'ora che esce anche il terzo di questa trilogia, che sono molto curiosa di sapere come va a finire. Invece il terzo è Pochmuchka, che è un breve racconto ambientato in Russia, dove troviamo Vasilisa, una bambina molto curiosa e che le piace passeggiare tra le strade del suo paese e insieme alla sua gallina. Ma un giorno la sua gallina, mentre erano in zona del lago, va in mezzo al lago ghiacciato e lei, per recuperarla, fa i primi passi sul lago ghiacciato. Quest'ultimo prende, si rompe e lei cade nel lago. Al suo risveglio, però, si ritrova in una casa buia e puzzolente e sporca. Infatti, poi scopre che è la dimora di Baba Yaga, che è una strega, dove le chiede di aiutarla a recuperare una notte e lei accetta volentieri, così inizia la sua avventura nel mondo dei Nav. E alla fine riescono a recuperare la notte e lei al suo risveglio si ritrova sdraiata vicino al lago, piena di neve. Con questo concludo le recensioni e ci vediamo al prossimo video.